Signore e signori, benvenuti in questa nuova serie sul canale Cloud Punk. Che dire? Non so quasi niente di Cloud Punk. So che sarà un gioco particolare, molto narrativo. Ci saranno storie, noi guideremo una sorta di taxi. Ma una cosa sono quasi sicuro. Questo è un'altra serie che vedremo, immagino, molto presto. Il primo episodio potrebbe chiamarsi per entrambi, adesso dovrò decidere, aspettando il 2077. Magari in realtà è ambientato anche dopo, ma facciamo a capirci. Ho voglia di ambientazioni cyberpunk, ho voglia. Porterei anche uno Shadowrun, se non fosse troppo lungo probabilmente. E non fosse di quella tipologia di giochi che tanto adori giocare nel mio, ma di cui trovi molte difficoltà a portare un let's play. Ad ogni modo, Cloud Punk, ne so fondamentalmente poco, probabilmente meno di voi. Nuova partita. Little China, ok. Invece che essere Little Italy o Chinatown, abbiamo fatto una... Allora, posso girarmi destra e sinistra. Posso scendere con il tasto Shift, alzarmi col tasto Spazio e poi... Sì, posso fare una specie di side scroll con Q ed F. E con il mouse posso muovere... c'è qualcosa di molto pericoloso qui. C'è qualcosa di molto pericoloso. Blocca mouse on. Ok. Control, come in. This is... Wait, is this channel receiving me? Rania. Driver 14FC, this is Control. We read you. Is that you, Carmine? No, my name is Rania. You're the new kid. I'm the new driver, yeah. Who is Carmine? He was driver 14FB. What happened to him? He retired last month. Good for him. Not really. He was in the big Sector 6 crash last week. Lots of people got retired. Don't worry, you won't be flying through that section for hours yet. È successo qualcosa lì, quindi. Well, how are you handling your Hava? Okay, I guess. È una lingua? I read your references. You're a good driver, but... Navigating a Hava around Novalis. Okay, no. Isn't like driving your flat country roads back home. Now this city goes down 100 miles and up 1,000. Remember, you're not driving an old internal combustion engine. You'll need to engage your vertical repulsors or find one of the car lifts. Fly to headquarters. I'll give you more instructions when you arrive. Thanks, Control. One more thing, 14FC. Welcome to Cloud Punk. Gentilissimo. Come potete vedere, audio inglese, scritto italiano. Non potrò leggere assolutamente nulla. Anzi, ho già difficoltà a cercare più o meno di capire cosa accada mentre stia cercando di guidare senza fare incidenti. Quindi, vediamo le vicende. Non so bene cosa sia. Novalis credo sia la città. Mamma mia, quanto ho rischiato. Novalis, abbiamo una mappa, noi credo. Ok, sì che abbiamo una mappa. Zoom in, zoom out. E abbiamo una leggenda. Ok. Qui abbiamo un centro di riparazione. Prima stavo guardando un punto dove si poteva fare la stazione di servizio mentre si chiacchierava. E il nostro obiettivo, quello invece non è evidenziato. Parcheggio, loot. Ci sono punti con del loot. Ok. Ah no, eccolo qua il nostro obiettivo. Sono io che sono cieco. Quel loot sarà qualcosa da prendere forse quando saremo a piedi? Non saprei. Comunque, è un peccato non posso usare il mouse per pilotare. E vorrei anche evitare di fare incidenti. Mamma mia.
Gas a 200 metri, ok, molto chiaro. Il nostro carburante sta scendendo lentamente, ma sta scendendo. E immagino che starà a noi e non alla nostra agenzia fare carburante. Allora, questi mi sembrano tutti quanti parcheggi. C'era una P. Parcheggia il veicolo. E assolutamente. Ora, stando a piedi, comunque il mouse fondamentalmente posso non usarlo. Se così è, forse converrebbe giocare con un pad, essere del tutto onesti. Però vi erano delle... Ok, transizioni. Cioè, in questa fase il mouse si usa. Vediamoci un attimo intorno. Un club. Un bar. Sarei voluto entrarci, ma... E qui abbiamo... Cosa? Qui c'è un qualche tipo di blocco. Non so che avrei un lavoro da fare, ma vorrei capire innanzitutto... Terminale Holocache. Possiamo... prelevare, ma... credo siano delle forze dell'ordine queste. Non mettiamoci in mezzo. E... Teco! Tu sei un qualcuno di... Excuse me, miss. Have you seen her? Seen who? Nari. I'm sorry, I don't know who that is. Are you okay? Of course I'm not okay. I can't find her. Tua figlia? I mean, do you have somewhere to stay? I know a shelter nearby. Why would I need a shelter? Well, your clothes are rags, and it looks like your exterior dermis is breaking down. Ooh. I can see some of your endoskeleton. Endoscheletro. No, I can't go to a shelter. Nari wouldn't think to look for me there. Who is Nari? Esatto. She is gone, and when she left, she took all my happiness with her. Ma quindi era la tua ragazza, can't allora? You call her? She does not answer. Maybe she doesn't want to talk to you. That can't be true. Sounds like she's giving you a pretty clear message. What was the last thing she said to you? O che le sia successo qualcosa? That she would love me forever. Potrebbe esserle. I'm sorry. There have been a lot of accidents in the city. I'm not saying she was in one, but just, you know, it can be hard to keep in touch with people. Magari andare a controllare in ospedali. The city is too fast. It moves too fast. È il progresso. Yeah. Do you have any leads? She had no money. She wouldn't last long here then. Maybe the Marrow? I will try there next. Well, good luck. What's your name again? Teiko. If you see Nari, tell her Teiko is looking for her. I will. Però così avrete difficoltà a incontrarvi. Se tu vai a cercarla in giro e poi ti muovi e non so dove mandarla, e qui non si vede da nessuna parte, eh? Ok. Abbiamo il midollo, The Marrow. Interessante. C'è del loot da quel lato, ma ancora non possiamo andarci. Sicuramente avremo tempo per esplorare, ma dobbiamo imparare a conoscere questa città. Allora, se premo I, ho un inventario. Ok. Fiore blu. Un fiore secco della penisola orientale. Aspettate un secondo, che le musiche sono molto belle. Molto, in realtà. Mi piace molto l'ambiente. Ma un pizzico troppo per i miei gusti. Dicevamo. Un fiore secco della penisola orientale. Lo usavo come segnalibro quando ero a casa. E beh, classico i fiori secchi come segnalibri. Ma ormai quasi non leggo più. Dovrei buttarlo via, ma quando lo immagino all'interno di un bidone della spazzatura di Nivalis? Quindi non Novalis, ok. Nivalis. Sento che qualcosa non va e non riesco a lasciarla andare. E un flauto. Il mio vecchio flauto. Non lo voglio neppure vedere al momento. E perché te lo porti appresso? Sarebbe la domanda, mia cara Rania. Comunque, noi siamo diventati un driver perché si sono liberati molti posti a causa di incidenti in città. Ma incidenti di che tipo? C'è un gruppo terroristi? C'è un venditore? Welcome to my humble restaurant in the rain.
What can I get you? Farai del ramen, vero? Non sarebbe un vero venditore alla Blade Runner, no, eh? Merendina, lattina di bibita gassata e una zuppa di carne abbrustolita con carne di granchio cotta al vapore, sa di aglio e di mi fa venire l'acquolina, ma al momento in realtà non credo di avere fame, anzi sono appena entrata in servizio. Don't let all the rain get you down. See you again soon. Quello che dice è molto carino. Lo dovresti dire con un pizzico meno flemma. Allora, qui c'è del tecnicamente loot. Raccogli. Scheda perforata. Che è una scheda perforata ricoperta di buchi. Sembrano casuali, ma c'è uno schema. Sono esattamente per quel motivo che si chiamano schede perforate. Anche se sembra reminiscente di un lontano passato. La scheda di per sé è spessa e pesante, ha l'aspetto di poter resistere anche a un'esplosione. Forse sono cose che si possono vendere. O per noi potrebbe avere un qualche tipo di interesse. Non saprei. Voglio stare attento a vedere se ci sono persone notabili. Qui appariva ci fosse del loot, ma... Ah, eccolo. Parti in plasticacciaio. Questi immagino che ne troveremo più di una. Valgono... Ok, queste hanno un valore, mentre queste no. Pezzi di plasticacciaio rovinati che possono essere fusi e riutilizzati. Forse posso venderli per qualche lim. Ok, i lim sono la nostra valuta. E qui abbiamo un membro della gang. Io sono una ragazza molto curiosa, l'avrete capito. Hey, come here a minute. Why? Why? We want to talk to you. Chi? Tu e chi? So talk. Quello sulla sinistra? What do you do? Delivery driver. You're Cloud Punk, right? So you must be thinking you're pretty badass. If you say so. È proprio una compagnia, Cloud Punk. She delivers to the spire. She don't respect us. Scusa? Show me something to respect then. Sei buon peperino. You weren't afraid of us. I ain't. She don't know who she's talking to, Razor. She don't know how you got that name. Razor, are you a shaving robot? You don't gotta take that from her type, Razor. You gotta do something. Nah, I like her. She's got a big mouth like me. So you're both part of Block 4-0, right? Black 4-0. You heard of us. I heard there's an android gang I should avoid. That's good advice. You don't want to get in our way. Why do you get such a bad reputation? We do a lot of things we ain't supposed to. Robbing people? Nah, much worse. Urban renewal, bitch! Oh yeah! Scusa? Wait, what? Urban renewal? Fate yeah. Sculture? Community project. Planting gardens and corporate waste. Ma... Turning old factories into playgrounds. Real hardcore shit. Ma siete dei grandi? I mean... No, I don't get it at all. Siete dei grandi. Black Foe. Nothing in Novalis that will get you in more trouble than fucking with corporate. Ah, property. Qui le corporazioni sono sempre we will be safe un problema. If we were straight murdering fools. Well, good luck, I guess. That sounds like a worthwhile thing for a gang to do. I just figured gangs in Novalis were a bit more. Non dirlo. You assumed wrong, but that's all right. We ain't surprised they talk shit about us. Well, I won't. I hope you two never get caught. Fuck yeah! You was right, Razor. She's all right. Hai visto? You stay loose, Cloudpunk. We see you later. Stai tranqui. Chissà se la Cloudpunk, questa è la nostra sede. Di base non sembra affiliata a una corporazione, ma cosa non lo è, in fondo. Nivalis chiaramente è governata da corporazioni. Dove abbiamo mandato quel ragazzo? Where's that? Pretty low in the city superstructure. I'll give you a waypoint on your navcom to help you find it. Be careful down there. It's busy and it's a maze. Not exactly the rich part of town. Kind of place where you wipe your feet on the way out. Ooh. Okay.
Carmenus was a great driver. You got big boots to fill. He flew delivery for over 10 years, you know? How about the driver before him? 14 FA? Lasted one night. Most drivers only last one. Speriamo non sia così anche per noi, allora. They quit the job? No, non penso. One way or another. Già. You seem like a nice kid, 14 FC. I hope you make it. Don't get lost down there in the marrow. I'll try. What's in the package? Two rules, kid. Don't miss a delivery, and don't ask what's in the package. Everything else is just guidelines. Chiaramente. Vediamo un attimo la mappa. Dobbiamo essere poco curiosi. Per ora, come dire, non inizierò subito ad andare a cercare tutti i punti dove atterrare. Immagino che avremo occasione tra una consegna e l'altra di spostarci in giro per Nivalis. No, non è questa, è la prossima. Ok. E ok, questa è un'arteria decisamente più importante. Facciamoci anche assorbire dalle musiche, ovviamente. Ecco, qui per esempio mi verrebbe andare a destra, parcheggiare subito. Ops, rischio controllare tutto, ma prendiamocela comoda. Consegna il carico a Erwin Carva nel midollo. E ci stiamo andando. Woosh! Ed è tutta un'altra mappa? Chiamata. Hey, 14 FC, are you there? I just remembered I didn't talk to you about the Ascenders. I think I know how they work, Control. You do? They go up and also down, right? Yeah, that's about it. You know why? No. It's about vert ceilings. Not those again. So say again, 14 FC. Sorry, just making a kind of joke. Go ahead, Control. Hoffas are tuned to a vertical field frequency, based on the layer of the city they're in. That field locks you to a maximum and minimum altitude. That's why you need the Ascenters. Okay. They take you up or down a layer, and as they carry you, they reset your Hoffa's field frequency. They reset the vertical ceiling and floor. But Hoffas fly just fine outside Nivalis without vert fields. That's true. Your Hoffa will... Cosa diceva del nostro Hoffa? Ce lo ripeti, per favore? Tra un attimo, immagino. Fine in areas without the fields. Even in old ruined parts of the city that are off the grid, but the grid holds everything together in the city. Tracks you, gives you access to the nets, the comm, the mapping systems, the reserve power if your engine stalls. And it stops us just flying straight up to the spire too, right? Penso. That's right, kid. The CEOs don't want you flying up and looking in their windows. They prefer their privacy. I guess we don't get many jobs up there anyway. You might be surprised, kid. Ah, sì? Ok, direi che si possa parcheggiare qui. È bloccato là? Ah no, pardon, per un secondo pensavo non fossimo noi lì. Ok. Quindi noi abbiamo parti di rosticaccio, quindi il carico non è nel nostro inventario. E questa è una mappa del... letteralmente del... questa nuova parte. Meadow Market, il calderone. Di qui si va all'Old Town e si torna a Uchuba, che era quel quartiere di mezzo che abbiamo attraversato. The Neo Tauran Events. E qui abbiamo un bel po' di cose. Prendiamocela con calma, signori. Allora. Refrigerante. Fluido di raffreddamento usato per i macchinari. Doccia. E qui abbiamo Trixie. Dio. Come Ronnie James. Did you try the Okonomiyaki? Buonissimi. Isn't that a pancake? No, che cacchio...
Right, with fish flakes. Oh, it's to die. E che c'entra con l'okonomiyaki? I wouldn't trust the fish flakes here in Novalis. Would you like to appear on my food review channel? It's on all the nets. We're looking for people to react to different stimuli. Can you pretend to be sick on cam? What? No. Ho un lavoro. There's a free meal in it for you. Or would you pretend to be really annoyed? Our viewers love that. I am annoyed. That's perfect. Ma anche no, grazie. Allora, Safeguard. Nuovo quartiere. Un'altra scheda forata. Però queste si... Ah no, oh no. Si sono... Si cumulano, diciamo. E lì abbiamo il nostro... Il nostro cliente. Ma sono sicuro che non si offenderà se lo faremo attendere un minimo. Giusto per capire... Che è questa... Il simbolo di quella moneta. Forse indicava questo palazzo. Chi è quello sotto a destra? È l'incaricato degli elevatori? Ah, eccolo là, Holocash. Questi punti Holocash, però ci possiamo interagire? Prego inserire il suo codice di sicurezza. Temo di non averne. CF14. Come ci... No. E comunque vogliono... Ok. Forse troveremo dei terminali. Welcome to Ashima Ramen and Seafood. My name is Eddie. What can I do for you? Qui siamo su un livello decisamente più alto. Per quanto fosse il midollo, lo schifo. Ma già qui si mangia molto meglio di dove fossimo Thanks. Prima. Ora, io non so... Tutto questo cibo. Beh, in effetti ha molto senso che ci sia molto cibo. Perché chiunque sia stato in Oriente o in America, che poi sono le due culture, che penso vadano a formare questa città. Sa che buttano cibo un po' ovunque, in ogni angolo. Chip di memoria. È stato formattato, e che vuol dire che qualcun altro può usarlo. E noi possiamo venderlo. Prima o poi, a qualcuno. Immagino che non ci sarà mai una giornata in cui non stia piovendo, vero? E per quanto strano possa sembrare, questa cosa è di per sé stupenda. Quindi lì possiamo riscendere e andare verso il nostro cliente. La stessa routine di ogni giorno. Chiaro. Vedo qui sulla mappa esatto che veniva un pizzico evidenziato il fatto che ci fosse del loot più avanti, quindi facciamoci il nostro giro. Un'altra scheda forata. Perforata, dovrei dire. Credo nient'altro, vero? Sì, gli altri non sono raggiungibili in questo momento, o sono raggiungibili dalla macchina? O sono raggiungibili dal piano inferiore, tutto quanto. Sì, ogni cosa ha vicino il simbolo delle frecce, che indicano il livello sulla verticalità, diciamo. Z Boardwalk. Quindi qua, vedere questa freccia che ti dice entra qua, fa venire voglia di vedere che c'è. Di vivere un po' di più anche qua. Ah, quanto vorrei un bello ombrello trasparente con qualche neon. Non so voi signori, ma chi altro è che sta aspettando Cyberpunk 2077 con molta trepidazione? Ormai il 16 aprile è già passato. Io sarei voluto scendere adesso. Eccolo qua. Allora, mappa nel frattempo. Abbiamo delle cose a destra. Ci potevamo andare noi? Potevamo fare... Temo che si è bloccato in realtà.
ingegnere. Hey you, I need to ask you a question. Mi dica. I'm busy. Su, I just need a minute. I'm a structural engineer and I'm trying to make sure we don't have another disaster like in Sector 18. Ok, quindi era un troppo un disastro. You're not too busy to help prevent that, are you? I don't know how I can help you. I just make deliveries. You're driving all the time? You see a lot of the city? Esatto. This is actually my first night on the job. Cioè, li vedrò. Esatto. Still, you've probably seen a lot already. Sure. It seems like the city is falling apart. Can't you guys do anything? And we're trying. The whole infrastructure is plasteel built on top of concrete. Ne ho qualche pezzo. Held together with ancient rivets and materials we don't even have names for anymore. The computer systems are so ancient they've gone senile. No one knows how everything is still working or how to know when it stops working. Non è rassicurante. The city is held together with duct tape and hopes and dreams. How did things get so bad? It's always been like this. These disasters have been a long time coming. Can't you fix it? Fix what? The accidents, the city. La città, esatto, tutto. You have no idea. The engineers are powerless now. Corporazioni? With my colleagues, it's all superstition and ritual. Oh mio Dio, no, non they dirmelo. They talk with AIs that stopped talking back 1,000 years ago. In che anno they siamo qui? They press buttons and switches that could make everything better or worse. Or they might do nothing at all. They're like monkeys trying to operate a satellite array with a broken computer terminal. Saremmo oltre I'm 3,000. I'm the last real engineer. The only scientist among them all. L'ultimo. So how am I supposed to help? Well, if you see any street signs blink 3 times and then turn red, come tell me, okay? Sure. What does that mean, though? Probably nothing. Hmm. But if you see them flash blue, well, that means trouble. So get out of there. Blue? You said red the first time. Oh, yeah. Blue or oddio, stai pazzo furioso anche tu, what eh? What about other colors? No, blue or red is bad. Anything else means there's no problems. Unless it's green or orange. Oh mio Dio. Purple, well, that doesn't really matter. Sto perdendo il mio tempo, però. Why not? If they turn purple, well, it's too late for you to do anything anyway. Capisco. E poi venirtelo a dire come, dove, quando. Ma ok, terrò presente. Hey, nice to meet you, lady. What do you need? Sapere cosa hai sul menu intanto. Ramen e un'altra lattina. Thanks for this. Y'all come back. You hear? Prima o poi qualcosa da mangiare ce la prendiamo, ma non so ancora quanto valgono i soldi che abbiamo. E ho la sensazione che la risposta sia poco. Questo negoziante ha il simbolo del carrello. Forse qui possiamo vendere qualcosa. Ah, sei un ragazzo giovane e gioviale. Oh, vedi che qui ci sta addirittura. Acqua del gatto 1 è il tipo che dà nella guglia senza impurità. Noi possiamo vendere chip di memoria e parti in plastica acciaio. Mi viene spontaneo credere che siano cose che vadano vendute. Può darsi che sia un errore, ovviamente. Ma abbiamo fatto un po' di soldi. Non grazie al nostro lavoro. Non grazie al nostro lavoro, ma ok. Andiamo da Erwin. Erwin, oh, come si pronuncia? Oh, thank God. This will change everything. Where do I sign? Right here, Mr. Carva. Please. Call me Erwin. Erwin, okay. It's from my parents. They died, you know. Cora only knows what caused the crash. I'm sure they saved their whole life to give this to me. Addirittura. I thought it would be in cash. Limbs. But my neighbor said they'd probably leave me pressed gold. That way, you don't pay so much city tax on the transfers. Can I take that now? Sure, here you go. Who is Cora? Stavo per chiederlo. It's just an expression.
You want to see what's inside? I can maybe give you a tip if it's limbs. Not every day you see someone become rich in front of your eyes, right? Temo che tu non diventerai ricco, Irwin. Just think. I can finally get the eye surgery I need. Two augments. No expense spared. I can hardly read dovresti... holograms these days. It's all just a blur. Let's see. Dovresti tenere le aspettative molto più basse. Oh. What is it? Gold? It's old toys. Già. My ship models. The R7 ICBM and Sputnik. The NASA shuttles? The UN. Molto vintage, immagino. Why did they send these? It must be some kind of code. No, era. There's a note, right? Yeah, let's see. Dear Irwin, we know these toys were important to you at one time. We need to sell the apartment, but your father has a scheme. It seems risky, but if all goes well, this will arrive just before we land at the colonies. We're going to the stars, just like we always dreamed. I know it's hard out there, but if we keep our heads down, we can start sending you money for the operations. More than enough money. Just hold on, honey. Everything's going to be okay. Ti volevano Sorry. Davvero bene. I should go. Yeah. Yeah, I guess so. Irwin, per quanto non sia quello che volevi, a modo tuo, sei stato molto fortunato. Ti volevano davvero bene. Immagino che sia ora di tornare a prendere un altro pacco. Good job, kid. I looked into your profile. It says you came from the Eastern Peninsula. Heard it's nice there. What made you want to come slumming with us in Novalis? It's the biggest city in the world. I wanted to make an impression. It's not easy to break out in Novalis, kid. Making it here is like trying to paint on the surface of a river. The current of people and ideas and the crowds, they wash everything away. I'll make it. Sure you will, kid. Just try making it through tonight first. We need you to head up to the Mercantile District. You're moving up in the world. What's the job? Same as always. Take a package from A to B without too many questions. A is a warehouse, B is a penthouse. Transmitting nav points now. And remember, don't let them look down on you, kid. The merchants are as far from the clouds as they are from the gutter. Okay, Control. On my way. Chiaro. E lungo la strada stiamo attenti ai semafori. Chissà di che colore potrebbero diventare.